È a Santa Maria della Pietà la dolcezza dello sguardo di Ercole Priori, una delle figure più importanti dell'arte cremonese del Novecento, un omaggio che l'Associazione Artisti Cremonesi dedica al grande artista scomparso 6 mesi fa. Visitando questa mostra, dicevo, ci si potrà rendere conto come Priori fosse non solo attento, ma veramente predisposto anche sul piano emotivo, oltre che artistico, a assorbire come una spugna e trasferire poi nella sua produzione tutte le suggestioni che hanno agitato il XX secolo. 140 opere tra sculture, dipinti e disegni, alcune conosciute, altre inedite, per ripercorrere il tratto e lo spirito di questo scultore e pittore. Quest'opera si intitola Per la libertà. L'artista riesce veramente a costruire una composizione utilizzando soltanto le forme, non utilizzando figure, ma utilizzando forme, massi quasi, che prendono le sembianze di corpi e che riempiono completamente la scena. Con questa scultura si cambia completamente genere. Ercole Priori era capace di spaziare dai temi, come abbiamo visto, sociopolitici alla quotidianità, come in questa bellissima dattilografa del 1961-62. All'interno della mostra Una vita per l'arte, una sezione interamente dedicata al monumento di Priori a Claudio Monteverdi, pensato e realizzato dall'artista per Piazza Cavour, ma poi collocato in Piazza Lodi. 40 disegni preparatori mai mostrati al pubblico, un ulteriore omaggio e un auspicio. È un auspicio perché a questa bellissima, questa straordinaria opera dedicata a Claudio Monteverdi possa essere dedicato dalla nostra città una collocazione più idonea e rispettosa dell'opera stessa. Quasi a risarcimento postumo per l'artista di questa dislocazione che lo aveva profondamente ferito a suo tempo.